2-2, seconda vittoria consecutiva per la pistoiese targata Sottili. Questa volta fra le mura amiche, davanti al proprio pubblico, gli arancioni conquistano altri 3 punti. Nella sfida salvezza contro un Forlì più o meno nelle stesse condizioni non era facile ripetersi, ma nonostante le solite difficoltà, in rimonta con il cuore e tanto impegno, Pacciardi e compagni sorpassano i romagnoli. Il primo tempo non è molto effervescente, gli ospiti sono subito pericolosi, anche se non molto precisi, davanti ad una pistoiese che con Ricci non ne approfitta al 19°. Poi però sale in cattedra il solito docente, che salta celiento e fulmina il numero 1 di casa. Per molti è un film già visto e c'è già chi inizia a prevedere un brutto epilogo. Ma così non sarà, perché già a 1 minuto dalla fine dei primi 45 minuti arriva la risposta dei locali. Ottimo il tocco filtrante di Vassallo per Falserano, che riporta il risultato in parità. Si riparte con la squadra di Vanigli da una parte che fa paura, più vicina al gol in 2 occasioni, senza finalizzare. Dall'altra una pistoiese che al 56° con Anastasi, grazie allo svarione dell'ex di turno Catacchini, trova il gol partita. L'attaccante controlla e mette in rete per il 2-1. Al 70° gli arancioni restano in 10, doppio giallo per il difensore Celiento e tutto si complica. Forlì che attacca e serve un super Ricci per evitare il peggio. Il fortino degli uomini di Sottili resiste, ostacola e impedisce ogni assalto ospite. Una vera e propria battaglia con un finale interminabile, dove solo il triplice fischio finale fa tirare un sospiro di sollievo al popolo arancione. 6 punti in 2 gare, è quello che ci voleva. Un bravo stratega, il nuovo tecnico, che riesce a mantenere concentrati i suoi. Sapevano che oggi era vietato sbagliare, che la posta in palio era davvero tanta e che il successo avrebbe fatto fare passi in avanti in quella classifica che per troppo tempo faceva male a guardarla.